Ciao amici, ciao amiche, benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Oggi sono qui con voi per fare un unboxing perché mi sono arrivati tutti gli ordini che ho fatto su Amazon. In realtà l'ordine era unico, però i tre articoli che erano nell'ordine mi sono arrivati in 3 giorni differenti. Vabbè, non ho pagato la spedizione, c'era scritto che questo fatto che sono stati mandati uno per volta era dovuto per non pagare le spese di spedizione. Comunque i 29 euro li avevo superati, stavolta hanno deciso di fare così. Comunque vi faccio vedere un attimo che cosa ho acquistato. Sono prodotti beauty e makeup. Partiamo dal più piccolo che è qui dentro. Allora, vediamo. Dunque, ho acquistato un paio di ciglia finte magnetiche di riserva, che poi tra l'altro sono queste qui. Ne ho voluto prendere un paio di riserva perché sono diventate le mie ciglia finte magnetiche preferite. Le sto amando, sono della lunghezza che piace a me e sono veramente fantastiche. Quando ve le ho fatte vedere la prima volta qualche mese fa nelle mie storie su Instagram, mi avete scritto in tantissime e molte di voi so che le hanno acquistate. Dopo un paio di giorni l'articolo su Amazon è andato sold out. Volevo prenderne un paio di riserva, non le ho trovate perché ve le siete accaparrate tutte. Qualche giorno fa le hanno riassortite, le hanno rimesse, quindi per non rischiare di rimanere di nuovo senza le ho prese. E sto tranquilla che qualora dovesse rovinarsi una, dovessi perderne una o comunque qualora dovessi rimanere senza, visto che sono ormai il mio mai più senza, perché le altre ciglia finte magnetiche che ho non mi stanno soddisfando tanto, un po' perché sono vecchie, un po' perché sono troppo esagerate, mentre queste secondo me sono il giusto compromesso, hanno la lunghezza ideale per il mio occhio, quindi queste sono le ciglia e sono della marca Lash Dup. Queste ciglia sono state veramente una sorpresa. Adesso apro giusto per controllare se è tutto a posto, se mi hanno mandato quelle giuste. Mi stanno sembrando un attimo diverse cioè il packaging esterno mi sembra diverso perché le prime che ho acquistato avevano qua il rettangolino trasparente che faceva vedere il prodotto. Non vorrei che mi avessero inviato quelle sbagliate. Speriamo di no. No, sono loro. Solo che il packaging esterno è diverso. Le ciglia sono queste qui. Questa è la banda superiore e questa è la banda inferiore, che è praticamente formata da 3 piccoli magneti che vanno applicati sotto. Io quello centrale non lo applico, applico soltanto quello verso l'interno e quello verso l'esterno. Mi trovo benissimo, durano benissimo, non si spostano, anzi meglio, sono anche più facili da mettere con 2 magneti, con 3 diventano troppo troppo salde e possono dare fastidio, mentre con 2 io mi trovo benissimo. In più i magneti sono di qualità, non si staccano, sono belli saldi, fanno anzi troppa attrazione, sono troppo di qualità. Infatti devo stare attenta quando le applico perché fanno attrazione subito perché sono veramente buonissimi, quindi sono ottime e hanno un giusto prezzo secondo me per il prodotto che sono, perché costano 9,99 euro. Queste qui quando le acquistai stavano 15 euro, quindi era un periodo che Amazon le aveva ad un prezzo maggiore, però queste le ho pagate 9,99. Comunque vi lascerò il link di tutto quello che ho acquistato giù nell'info box se per caso dovesse interessare anche a voi. Queste le metto nella mia scatola delle ciglia finte magnetiche, perché come vi ho appena detto queste sono quelle di riserva, quindi le lascio belle lì, tranquille. Passiamo al secondo articolo, apriamo. Ok, questo lo volevo da un sacco di tempo, poi mi sono decisa finalmente, è in uno scatolo anonimo. Cos'è secondo voi? Stoppate il video, scrivete giù che cos'è secondo voi, provate a indovinare. Allora, questo coso io lo userò tantissimo, ma proprio tanto, ne sono sicura. Che c'è? Certificato di garanzia, penso mi serva. Comunque, ho preso lo spruzzino per inumidire i capelli quando faccio lo styling. Ebbene sì, ce l'ho fatta, finalmente sono riuscita ad acquistarlo. Allora, volevo sto coso, non lo so da quanti mesi, però non c'era mai l'occasione per prenderlo, per dire sì, ok, lo prendo. Poi mi sono decisa finalmente e l'ho preso. Allora, questo spruzzino è differente rispetto ai classici che hanno il vaporizzatore a scatto, quindi uno scatto, un getto d'acqua. Questo qui invece l'ho acquistato principalmente perché ha il getto continuo. Quando vai a premere, fuoriesce il getto d'acqua in modo continuo. Senza stare ogni volta a premere, questo qui serve appunto per
ridurre i tempi di vaporizzazione. Quando vai a inumidire i capelli, io principalmente questo lo utilizzo quando devo inumidire i capelli, se devo fare un impacco pre-shampoo, cioè quello che ho piccolino, che poi tra l'altro è piccolissimo, lo devo riempire più volte, quindi mi serve soprattutto e principalmente o quando devo fare degli impacchi pre-shampoo e devo inumidire i capelli, oppure per la maggior parte delle volte lo utilizzo nella fase di styling pre-asciugatura, quindi quando vado a modellare le ciocche e vado ad applicare il prodotto, capita molto spesso che manca dell'acqua e quindi la vado ad aggiungere con uno spruzzino. Lo spruzzino è arrivato finalmente, l'ho acquistato bianco, c'era disponibile bianco e nero, io l'ho voluto acquistare bianco perché nel cassetto ho degli adesivi a forma di rosa belli pronti per potermelo personalizzare, l'ho preso bianco apposta, quindi appena finisco di registrare questo video me lo vado subito a personalizzare, ci vado ad appiccicare gli adesivi. E niente, questo è lo spruzzino. Il fatto che si possa premere fino a giù permette appunto di avere un getto più continuo. Mi è piaciuto molto anche il formato perché è grande abbastanza, anche se me lo devo portare dietro perché mi capita di dormire spesso fuori casa per una serie di motivi. E questo è lo spruzzino. Allora, questo l'ho pagato 9,99 euro. Anche questo l'ho pagato 9,99 euro come le ciglia. E questo è il secondo articolo. Per finire apriamo il pacco più grande. Qui dentro pesa un pochino perché ci sono un po' di cosette all'interno. Adesso vi spiego e vi dico perché ho acquistato. Tra l'altro questo pacco viene dal magazzino in Inghilterra. Questo era in Inghilterra. Mentre lo spruzzino forse era in Germania. Nei magazzini Amazon in Germania. Sì, questo era in Germania, mentre questo non ho visto, non c'è scritto, qui non c'è scritto, presumo che siano magazzini in Italia. Allora, ok, ho preso un set di maschere viso in tessuto e queste sono delle maschere in tessuto coreane, ho visto che sono recensite molto bene ed hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Quante ce ne sono? Non mi ricordo quante sono, se non mi sbaglio sono 12 se non ricordo male, per il prezzo che avevano erano ottime. Quanto le ho pagate? 12 euro o 11 euro? Comunque vi lascerò il link giù. Sono credo 12. Adesso le esco dalla confezione e sono tutte differenti tra loro. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Sono 12, ma sono fighissime perché sono tutte 12 diverse tra loro. C'è questa miele, poi c'è quella blueberry, quella alle vitamine, quella al melograno, questa all'estratto di perla nera, questa al ginseng rosso, poi c'è questa al collagene, questa alla rosa, quella all'oliva, quella all'aloe, quella all'avocado e quella al burro di karité. 12 maschere in tessuto, ripeto, recensite benissimo, ho guardato anche l'inci e non è niente male, sono ricchissime di acido ialuronico e poi per ogni maschera c'è l'estratto differente. Spero di aver fatto un buon acquisto, magari su Instagram quando deciderò di farle man mano vi metterò dei sondaggi per far decidere a voi quale maschera fare, magari su qualcuna realizzerò anche qualche video, su una sicuramente perché voglio vedere insieme a voi le prime impressioni. Comunque questo era l'ultimo articolo acquistato e nulla, l'unboxing finisce qui. Amici e amiche, grazie per la compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo video, ci vediamo alla prossima.